qualche secondo, invece i favoriti della formazione di Casciani, brava! Daria, seconda vittoria di fila, che bella giornata anche questa. Sì, è stata una bella giornata, è stata una tappa molto molto bella, ci siamo divertiti, abbiamo avuto fortuna di infilarci subito in una fuga, e meglio di così non si può chiedere, potevo chiedere la prima tappa, ma pazienza, ci accontentiamo, dai. Arriva in questo momento con l'applauso di Giulia Tumignani da Lombardo, con il cortile reale qui di fuoco di Genova. Ho bucato! Ilaria, neanche una foratura è stata in grado di fermarti, volevi questa maglia rosa e l'hai vinta. Sì, infatti ho forato all'inizio dell'ultimo giro e ho fatto tre quarti di giro con la ruota che pian piano si sgonfiava, poi l'ultimo strappettino ne ho approfittato per fermarmi e ho rigonfiato la ruota e sono ripartita insieme al mio compagno di squadra, per fortuna mi ha aiutato un po' negli ultimi 5-6 chilometri. Non capita tutti i giorni di vincere una maglia rosa, una dedica? Beh, la devo dedicare sicuramente a Roberto Portunato, che è il nostro presidente, e al mio figlio che è in Canada a studiare. Ci arriva in questo momento con l'applauso di Giulia Tumignani da Lombardo, con il cortile reale qui di fuoco di Genova.